In questo tutorial parliamo di come migliorare il groove e il suono dei vostri hi-hats tramite una catena di effetti di Ableton. Migliorare il groove degli hi-hats è molto importante per dare il giusto ritmo al brano, infatti gli hi-hats trascinano il ritmo e quindi è importante lavorarli nella maniera corretta. In questo brano ho creato una drum rack con un hi-hat. Andiamo quindi a vedere in che maniera lo lavoriamo. Creo una clip MIDI, seleziono l'area che mi interessa, tasto destro, crea clip MIDI, e andiamo ad inserire il nostro hi-hat. Solitamente l'hi-hat sta a metà tra il kick e lo snare. Vedete, le note sono perfettamente posizionate sull'1.1.3, 1.2.3. Il primo trucco che vorrei farvi vedere è di spostare leggermente le note. In questa maniera il ritmo sarà un pochino meno robotico e più naturale. A questo punto iniziamo a lavorare con gli effetti. Vogliamo creare una catena per far sì che il suono dell'hi-hat sia concentrato nelle alte frequenze e faremo ciò con un equalizzatore. Vogliamo dargli una sensazione più organica e meno robotica e faremo ciò con un delay. Vogliamo accentuare le alte frequenze dell'hi-hat, renderle un po' più presenti e per questo ci aiuterà l'overdrive. E infine vogliamo che l'hi-hat sia un po' più mono e meno stereo per lasciare più spazio alle percussioni e agli snare nella parte stereofonica del mix. Quindi andiamo a vedere elemento per elemento la nostra catena. Iniziamo con l'equalizzatore. Questa parte non mi servirà per gli hi-hat. Vogliamo concentrarlo sulle alte. Gli do anche un po' di gain. Benissimo. La seconda cosa che voglio fare è aggiungere un simple delay. Che parametri, impostare qua è molto personale a seconda di cosa vi piace di più. E cosa sta meglio nel brano. Consiglio di tenere il dry wet abbastanza basso. Ascoltiamo anche in contesto. Senza. E questo delay sul canale come aggiunge groove al nostro suono. Ora andiamo con l'overdrive. Più attacco. E per ultimo l'utility. Andiamo a lavorare su questo parametro width. Così è completamente mono. Un 50% potrebbe andare bene. Sentiamo. Bene,
Benissimo, la nostra catena è fatta. Vi ricordo che potete anche salvarla in maniera che ogni volta che volete lavorare su una IAT l'avete direttamente pronta senza dover ricaricare uno per uno tutti questi effetti. Per fare ciò, selezioniamo il primo effetto e tenendo premuto Shift l'ultimo, dopodiché facciamo mela G per creare un gruppo. Dobbiamo aprire la RAC e con questo bottone possiamo salvarla. Nei nostri preset.